Valentina d'Aprile, putignanese doc, è una giovane donna decisa, intraprendente, sposata con un bambino, Leone, di 5 anni. È qui a Putignano per pochissimi giorni, figlia di noti imprenditori di Putignano che sono stati operativi negli anni d'oro nel settore sposa. Valentina oggi vive e lavora a Londra dal 1997. Valentina, è stata una scelta obbligata oppure una vacanza che si è trasformata in opportunità di lavoro? Scelta obbligata? No, io ho una passione delle lingue da sempre, da quando ho iniziato la scuola media, ho sempre desiderato andare in Inghilterra. L'inglese è sempre stata la mia passione, per cui appena ho avuto l'opportunità sono scappata. Che lavoro fai adesso? Come tutti, quando la prima volta che vanno, certo, fanno di tutto pur di cominciare. Io la mia base di inglese era già abbastanza buona, quindi ho iniziato in un negozio di scarpe, a vendere le scarpe. Però sentivo che non era lì che volevo andare. E quindi ho fatto altro, ho fatto un corso sul turismo, pensando, perché mi piaceva viaggiare, ho detto ma mi piace viaggiare, sicuramente il turismo sarà la mia passione. Invece ho capito che un conto è viaggiare, un conto è lavorare nel settore viaggi. E poi all'improvviso mi sono appassionata alla cucina, cosa che facevo quando ero molto piccola. Poi invece per molti anni l'avevo persa questa passione. Sai, quando uno cresce, sì, si perde, no? Io quindi mi ero completamente persa nella mia vera passione, perché quando ero piccola, tipo i miei 7 anni, 8 anni, 10 anni, io cucinavo le melanzane ripiene d'estate, facevo tutte queste cose quando stavamo, sì, in campagna. Poi all'improvviso questa passione è andata via. E invece l'universo me l'ha ripresentata e quindi mi sono buttata nella cucina. Oggi lavoro per una compagnia che si chiama Carluccios, organizzo eventi che sono relativi al cibo italiano, quindi dimostrazioni di cucina, ed ha preso un piede incredibile. Cioè gli inglesi sono appassionatissimi della cucina italiana e vogliono imparare a fare la pasta, il risotto, la focaccia, e quindi questo io faccio. Quindi adesso ho un team di persone che mi aiutano ed è questo che organizzo. Adesso la compagnia, quando ho iniziato erano 7 negozi, adesso ce ne sono più di 100, è diventata una multinazionale. Quindi che ruolo hai in questa compagnia? La mia diciamo mansione è Head of Events, quindi a capo degli eventi. È una posizione che ti soddisfa? Me la sono creata io, quindi me la sono cercata io. È una cosa che mi appassiona molto, mi piace molto. Perché poi vedere la soddisfazione di questi clienti che da non sapere, non avere idea di come fare un raviolo, per esempio, a riuscire a farlo, a vedere la loro soddisfazione negli occhi, è interessantissimo. Il tuo lui lo hai incontrato a Londra. Il mio lui, quanto importante è stato per te questo incontro? Allora, il mio lui l'ho incontrato a Londra, anche se io avevo detto, io manco un italiano, invece l'ho incontrato lì, lui è italiano, il pugliese, manco a farlo apposta. E lui per me è una roccia, mi ha spronato e mi ha supportato fino all'inverosimile, ed è grazie a lui, perché a reinventarsi comunque, anche quando io ho iniziato a Carluccios, che avevo, sono 11 anni che avevo per Carluccios, per cui avevo i miei 30 anni, per cui ricominciare un'ennesima carriera a 30 anni, dicevo, ma invece lui dice no, ma tu provaci, vai tranquilla, vedrai. Quindi mi ha spronato tanto, mi ha sempre supportato, poi ho viaggiato molto grazie alla compagnia e lui mi ha sempre incentivato, mm-hmm, e mi ha sempre supportato in questo, quindi è stato fondamentale. È il tuo più grande fan? È il mio più grande fan e quindi è sempre lì a spronarmi. Quanto costa a Valentina vivere a Londra e per quanto tempo hai intenzione di rimanere? Ma ormai è casa mia. Mio figlio è nato lì, lui è inglese, cioè bilingue? È bilingue, parla inglese, parla italiano con accento inglese, quindi è abbastanza simpatica questa cosa, e però è inglese. E Londra è la città che mi ha dato la possibilità, quindi lasciarla per me sarebbe un tradimento, cioè non riuscirei a... Ci ho provato un paio di volte e ci sono sempre ritornata. Che cosa ti manca di più stando a Londra, di Putignano, dell'Italia? Ma sicuramente il clima, la famiglia, mi sembra ovvio, il clima sicuramente, più che altro quando arriva la primavera mi manca il tempo, le belle giornate, l'andare al mare,
le serate passate fuori, le cene fuori. In Inghilterra non c'è molto questo uso perché poi le estati possono essere anche brevi, dipende poi dalla stagione, quindi insomma il vivere fuori, quello mi manca molto. Ti senti più cittadina europea oppure una giovane donna italiana che ha saputo cogliere al volo in Inghilterra un'opportunità che oggi ti soddisfa tanto? Sicuramente, cioè ripeto, Londra è quello che mi ha dato la possibilità di essere me stessa, perché poi la cosa bella di Londra è che non è che se tu parti come cameriere rimani cameriere a vita come può essere qui. Cioè io ho iniziato a fare un lavoro dietro al bancone e mi sono creata, cioè mi hanno dato la possibilità di crescere all'interno della compagnia senza pregiudizi e senza se ti impegni e vai avanti è il merito poi che assolutamente conta. Assolutamente, questo lo dico in maniera, è successo a me, è successo a tantissimi miei colleghi: se vali, se sei brava, se ti dai da fare, vai avanti. Se non lo sei, non vai avanti. Per me questo è fondamentale. E questo è quello che mi dispiace invece dell'Italia, che so che non è così. Quindi ecco perché non riuscirei mai a tornare indietro, perché non riuscirei più ad abituarmi a questa mentalità, se conosci... Condizionata dalla raccomandazione. Assolutamente, cioè non esiste proprio. Quanto costa vivere a Londra? Dipende, chiaramente tutto perché dicono che Londra è cara, però poi anche gli stipendi sono adeguati. E certo, chiaramente io sono lì da 17 anni, adesso la situazione è cambiata, so di tantissimi ragazzi che vengono e che vorrebbero trovare, però con le frontiere aperte adesso ci sono persone da tutta l'Europa, quindi mentre quando sono andata io era diverso, quindi invece adesso c'è tanta gente che viene dappertutto, per cui devi essere ancora più forte, ancora più darti ancora più da fare. Oggi lo sappiamo tutti che migliaia di giovani in Italia sono senza lavoro. Alla luce della tua esperienza, quindi lasciare il recinto di casa è una cosa che tu consigli per poter, diciamo, realizzare fuori dei confini, diciamo, le proprie ambizioni? Allora, io sono del parere che bisogna seguire il proprio cuore e bisogna avere un sogno nel cassetto. I have a dream. And I still have a dream. Ho ancora un sogno. Quindi non devi mai perdere... Io lo dico anche ai miei nipoti, cioè devi sempre seguire il tuo cuore. Se nel tuo cuore, il mio cuore mi ha sempre detto Putignano non è per te, e sono sempre andata via. Chiaramente non è stato facile. Ora uno magari vede dopo 17 anni, dice, ah, però tu stai bene. È stata dura per i miei genitori accettarlo, anche se non mi hanno mai fermato, anzi mi hanno sempre sostenuta, nonostante io so benissimo che è stata molto difficile per loro, perché ero la piccola di casa. Però se hai un progetto, un sogno, e il tuo cuore ti dice di andare e di realizzarti, allora fallo. Cioè non ti preoccupare che sarà difficile, tanto è dura anche qua. Ricordi tu qualche momento particolarmente difficile da superare? Sì. E chi ti ha aiutato in quel momento? Allora, i primi giorni senz'altro sono stati durissimi, perché non riuscivo a capire, i primi mesi direi, da Putignano, 25.000 abitanti, a milioni di abitanti, ero completamente persa, questa confusione, il traffico, la lingua che non era comunque, sì, l'avevo studiata a scuola, ma non è la stessa cosa. Quindi mi sono un attimino persa. E ci sono stati momenti in cui dico, ma io che faccio qua? Ma chi me lo fa fare? Io posso tornare a casa, stare a casa con mamma e papà? Però c'era una vocina, una piccola voce che mi diceva, no, tu non ti preoccupare che andrai avanti. E quindi poi così ho trovato delle persone, delle amicizie poche, però in Inghilterra quelle che ho trovato sono solide e che quindi mi hanno, diciamo, supportato, aiutato, un pianto qua, una consolazione dall'altra parte. Sì, fino alla fine, insomma, siamo poi... Ma le tue amicizie rientrano sempre nell'ambito di italiani e italiane oppure ci sono anche inglesi? No, devo dire che io all'inizio, perché siccome volevo imparare la lingua, non cercavo di non stare con gli italiani, perché altrimenti... Certo. Poi ripeto, a me è sempre piaciuta la lingua, quindi non mi sono mai creata il problema, mi sono sempre buttata. Per me questo dico anche ai giovani, di non preoccuparsi, si fanno errori, io facevo errori. Anzi, dicevo io ai miei datori di lavoro, correggetemi, perché è l'unica maniera per imparare. Quindi loro mi correggevano, di non preoccuparsi, fai qualche errore, lo riprendi, lo impari, e così vai avanti e impari. Cosa ti auguri ancora per il tuo futuro? Di poter continuare ad avere un sogno e di riuscire a realizzarlo. Grazie e buona fortuna.